Buonasera. Quando i primi coloni inglesi arrivarono nell'Ottocento in Tasmania, la Tasmania è una grande isola vicina all'Australia, si imbatterono in una fauna del tutto nuova ai loro occhi. Certo c'erano i canguri di vario tipo, wallaby, ma c'erano due animali mai visti da nessun'altra parte. Uno era il tilacino, una specie di lupo con il mantello a righe e che venne subito chiamato la tigre della Tasmania. In realtà è molto più simile al lupo, pur essendo un marsupiale, e quindi un animale di origini completamente diverse. Il tilacino però si estinse rapidamente sotto i colpi dei coloni. L'ultimo esemplare morì negli anni 30, dopo essere stato fotografato a futura memoria e studiato attentamente da uno zoologo. Ma i coloni incontrarono anche un altro strano animale, un carnivoro piccolo ma voracissimo e aggressivo. Per il suo aspetto e la sua voracità lo chiamarono il diavolo della Tasmania. È un animale che, contrariamente al tiracino, è riuscito perfettamente a sopravvivere agli insediamenti dei coloni, anzi a prosperare. È un po' una versione marsupiale della iena. Anche il diavolo della Tasmania, infatti, opera in gruppo, si nutre di carcasse e ha un aspetto, bisogna dire, poco gradevole. La sua dentatura e le sue mascelle sono potentissime, riescono a spezzare e a triturare tutto, la carne, l'interiora, il pelame e le ossa. Meglio quindi non entrare nei suoi territori, lasciare che ci vadano gli operatori, quanto a noi, vediamocelo tranquillamente in poltrona. Ecco il diavolo della Tasmania. Ci troviamo in Tasmania, una grande isola a sud dell'Australia popolata da rari marsupiali carnivori, creature affascinanti come il diavolo di Tasmania. Sull'isola vivono anche il quoll e il misterioso tilacino, detto anche il lupo della Tasmania. La regione nord-occidentale del paese è nota per le sue cascate, le Deep Falls. Poco lontano da questa zona si trova il villaggio di New Benna, dove nel 1930 fu ucciso l'ultimo tilacino. A quei tempi Wild Betty abitava qui insieme ai genitori e alla sorella, che durante un pranzo guardò fuori dalla finestra e vide lo strano animale. «Guardate quel cane com'è strano», disse mentre il tilacino si avvicinava alla rimessa degli attrezzi. Io guardai fuori e dissi: «Ma quella è la tigre, ora la faccio fuori prima che possa fare un altro passo». Presi il fucile, lo caricai e uscii in cortile. Appena mi vide cominciò a scappare e si infilò nel garage dove c'era la mia macchina. Io la inseguivo da una parte e lei scappava dall'altra. Allora cambiavo direzione e lei andava dalla parte opposta. A un certo punto me la trovai davanti, ma non sparai perché a quella distanza le avrei staccato la testa, mentre io volevo prenderla viva. Gli altri mi incitavano e a un certo punto l'animale mostrò i denti e allora pensai: non ti toccherò nemmeno se ti ferisco. Poi dissi tra me e me: ora, cara mia, appena mi capiti a tiro ti sparo e vedrai se non ti prendo. In quel momento la tigre uscì dal garage, io le corsi dietro e le sparai proprio mentre scappava. L'ultimo tilacino vissuto in cattività morì nel 1936 nello zoo di Hobart. Fu qui che il naturalista David Flay lo incontrò. Portai con me una macchina fotografica e chiesi il permesso di entrare nel recinto dell'animale, che chiamavano Ben.
riuscì a scattare diverse foto. Il Tilacino, e questo mi stupì, era incuriosito dalla mia presenza. Forse voleva saperne di più di quello strano uomo che se ne stava lì, in ginocchio, ad aspettare una buona inquadratura. La mia macchina funzionava come una reflex, quindi nel mirino vedevo esattamente l'immagine che veniva scattata. A un certo punto il Tilacino mi girò intorno, ma io non mi spostai. E poi decise di assaggiarmi proprio sul di dietro. Beh, io pensai che aveva avuto buon gusto. Dopo la morte di Ben, furono organizzate diverse spedizioni per catturare nuovi esemplari, ma nessuna ebbe successo. La colonizzazione della Tasmania da parte degli europei cominciò nel 1803. I terreni aperti che l'uomo scelse per costruire i suoi villaggi erano stati fino a quel momento l'habitat del Tilacino, una creatura dal comportamento cauto e schivo. Il predatore, già poco gradito dai nuovi arrivati, firmò la propria condanna a morte quando cominciò ad attaccare le greggi. In preda alla rabbia, i pastori organizzarono una vera e propria campagna di sterminio. Dal continente australiano, il Tilacino era scomparso migliaia di anni prima, ma in Tasmania si era salvato grazie alla striscia di mare che, separando l'isola dal resto del continente, aveva tenuto lontano il dingo, predatore di Tilacini. Fu così che per molti secoli la Tasmania rimase l'ultima roccaforte di alcuni rari marsupiali, come il quoll e il diavolo di Tasmania, che sopravvivono ancora oggi. Il diavolo di Tasmania è una creatura solitaria e aggressiva che attacca chiunque osi valicare i confini del suo territorio. Si ciba di animali morti che scova sfruttando una vista acuta e un olfatto sensibilissimo, capace di percepire l'odore del cibo anche a grande distanza. Se un nuovo esemplare si avvicina, l'altro cerca di scacciarlo, passando velocemente dalle minacce all'attacco diretto. Il primo diavolo torna sulla carcassa, ma prima di rimettersi a mangiare, saggia l'aria in cerca di eventuali segnali di pericolo. Poi torna ad affondare i denti nella pelle del canguro. Si dedica al pasto con così tanto impegno che i nuovi rivali non riescono più a distrarlo. Il diavolo di Tasmania non si limita a mangiare carne, ma si nutre anche della pelle, delle interiora e delle ossa delle sue carcasse. Ogni nuovo esemplare che si avvicina cerca di sistemarsi in un punto sufficientemente sicuro. In passato il Tilacino era diffuso in tutta la Tasmania ed era il predatore al vertice della catena alimentare. Pur non essendo un animale veloce, inseguiva le sue prede fino a stancarle e in questo modo catturava perfino i wallaby e i canguri. Si nutriva soltanto delle parti migliori delle prede, come il cuore e il fegato, lasciando il resto a disposizione di altri carnivori, come appunto il diavolo di Tasmania. Quando trova una preda, il diavolo mangia per oltre mezz'ora, finché non è satollo. Poi si riposa.
Dei tre carnivori marsupiali tipici della Tasmania, il quoll è il più piccolo. Ancora oggi è diffuso in tutta l'isola, grazie alle leggi che lo tutelano come specie in via di estinzione. Predilige le zone miste, dove trova pascoli e arbusti, ma vive anche sulle montagne. Talvolta il maschio e la femmina si spartiscono la stessa tana, ma è solo lei a prendersi cura dei cuccioli. Nonostante questi animali conducano una vita solitaria, ogni territorio ospita diversi esemplari. Le femmine, di solito, restano vicino al nido, allontanandosi al massimo di poche centinaia di metri. I maschi, invece, compiono lunghi viaggi notturni e spesso tornano alla tana solo al mattino. Il quoll ha una dieta più varia di quella del diavolo di Tasmania. Si ciba di animali morti come pecore e wallaby, ma anche di prede vive come conigli, roditori e insetti. Non disdegna nemmeno i vegetali e ha un debole per le bacche mature. La stagione degli accoppiamenti inizia a maggio e dura 2 o 3 settimane. All'età di un anno i giovani maschi sono già sessualmente maturi, ma mancano di esperienza. Per questo la maggior parte di essi conquista la prima compagna soltanto l'anno successivo, dopo aver imparato a sfidare i rivali. Dopo circa 3 settimane di gestazione, i piccoli vengono alla luce. Ciechi, minuscoli e senza pelo, devono affrontare l'esame più difficile della loro vita. I primi 6 che raggiungeranno il marsupio della madre troveranno un capezzolo al quale attaccarsi e potranno sopravvivere. Gli altri, talvolta più di 20, moriranno. Mano a mano che crescono, il marsupio non riesce più a contenerli e loro cercano disperatamente di restare aggrappati. Poi, finalmente, arriva il momento del distacco. Ora la madre è libera di allontanarsi per andare a caccia, mentre loro restano nella tana ad aspettarla. Comincia così lo svezzamento e dalla dieta di latte si passa alla dieta di carne. All'età di 6 mesi, i giovani quoll avranno imparato a badare a se stessi e si avventureranno nel mondo dei grandi. Tra i marsupiali è raro che esemplari della stessa specie abbiano mantelli di colore diverso, ma i quoll rappresentano un'eccezione. Infatti, mentre la maggior parte ha il pelo color grigio sabbia, alcuni sono completamente neri. I cuccioli nati da un genitore chiaro e da uno scuro non assumeranno tonalità intermedie, ma prenderanno una delle due colorazioni, formando spesso delle cucciolate miste. Il quoll è ormai scampato al rischio di estinzione e lo stesso si può dire del diavolo di Tasmania. Ben diversa invece è la situazione del tilacino, che la maggior parte degli studiosi considerano estinto. Ma lo è davvero? Eric Geiler è certo che il predatore viva ancora e da anni è alla ricerca di prove a sostegno della sua convinzione. Circa 20 anni fa ci furono numerosi avvistamenti in diverse parti del paese e questo ci permette di supporre che un tempo l'animale fosse ben distribuito. Oggi, tuttavia, i resoconti arrivano solo da un numero ristretto di zone, da 2 o 3 località in tutto, il che significa che l'areale del tilacino si è ridotto, rendendo la sua sopravvivenza molto problematica. Infatti, se una delle zone in cui l'animale sopravvive dovesse essere deforestata, per esempio, o se solo ci fosse un incendio, l'intera popolazione di quel luogo sarebbe in pericolo. Rischierebbe di scomparire, di disperdersi o di doversi stabilire in nuove zone più pericolose o inadatte alla vita del predatore e dei suoi cuccioli. Un simile evento oggi sarebbe preoccupante, o meglio sarebbe un vero disastro. Le testimonianze degli avvistamenti vengono raccolte presso la Direzione Centrale dei Parchi Naturali, dove un esperto, il dottor Nick Mooney, le esamina e le confronta. Gran parte degli avvistamenti recenti sono avvenuti in questa zona. Uno dei resoconti che abbiamo raccolto è particolarmente attendibile perché abbiamo 3 testimoni, 3 persone che viaggiavano in macchina.
L'animale è stato visto in ottime condizioni di luce, proprio come adesso. I tre testimoni lo hanno potuto osservare per 15-20 secondi, cioè un tempo relativamente lungo. Lo hanno visto bene. In macchina c'era anche un bambino che ha disegnato per noi ciò che ha visto. In passato, in questa zona del paese, furono ritrovati alcuni esemplari morti. Se un tempo il territorio era abitato da questi marsupiali, perché non dovremmo pensare che qualche individuo sia sopravvissuto e quindi che i racconti degli avvistamenti siano veritieri? In questa zona, attraversata da una sola strada, l'ambiente è ancora adatto ad accogliere il tilacino. Nel 1982, un altro avvistamento scatenò un importante spiegamento di forze. A vedere il tilacino, in quel caso, fu Hans Narding, un funzionario del Dipartimento dei Parchi. A quei tempi, Narding stava svolgendo degli studi sugli uccelli, ma quel giorno la pioggia lo costrinse a rinunciare e a cercare un posto dove passare la notte. Si fermò lungo un piccolo sentiero e si sistemò nell'auto per dormire. Come spesso mi succede, erano circa le 2 di notte quando mi svegliai. E così accesi la torcia per illuminare la zona intorno alla macchina, nella speranza di vedere qualche animale. Senza uscire dal sacco a pelo, misi un braccio fuori dal finestrino e cominciai a ruotare la torcia. Ed ecco che il fascio di luce cadde su un tilacino, una tigre della Tasmania che stava lì, di fronte alla mia macchina, a non più di 6 metri. Dopo un attimo di stupore pensai: beh, vediamo di capire bene cosa sto vedendo. Cercai di concentrarmi sulle dimensioni dell'animale e capii che si trattava di un grosso maschio. Erano evidenti la grande testa triangolare, tipica della tigre della Tasmania, e riuscii addirittura a contare le strisce sul dorso. Era bagnato, ma erano comunque riconoscibili le strisce scure e il suo tipico colore bruno fulvo. La caratteristica più evidente, comunque, era l'attaccatura della coda, ben diversa da quella di un cane, più grossa, forse più simile a quella della iena. I suoi occhi riflettevano la luce gialla. Mentre osservavo tutte queste cose, l'animale se ne stava fermo. A un certo punto aprì la bocca, poi la richiuse. Intanto guardava da qualche parte, oltre la macchina. Poi pensai che la cosa migliore sarebbe stata riuscire a fargli una foto. La macchina fotografica era in fondo al sacco a pelo, all'altezza dei miei piedi. Dovetti tirare dentro il braccio che tenevo fuori dal finestrino mentre pioveva a dirotto. Ma appena feci questo movimento, il tilacino si voltò e se ne andò in quella direzione. Un attimo prima era lì davanti a me e subito dopo era scomparso nel fitto della vegetazione. Allora saltai fuori dal sacco a pelo e cercai di seguirlo. Andai nel punto dove lo avevo visto sparire, ma naturalmente non riuscii più a trovarlo. Cercai ancora di seguirlo, ma vedete com'è la vegetazione qui. Andare avanti sarebbe stato impossibile. Nella zona del fiume Arthur, un tempo il tilacino era molto diffuso. Oggi è probabile che per ogni avvistamento che viene riferito ce ne siano diversi di cui non si sa nulla. Molta gente ha paura di non essere creduta, ma c'è anche chi tace per difendere gli animali. Oggi sono pochissime le persone che possono sostenere di aver conosciuto il tilacino. Uno di essi è Turk Porteous. Alla fine di marzo del 1986, Porteous stava ripulendo un sentiero dove avrebbe accompagnato dei turisti. Un giorno decisi di venire qui. Scesi lungo questo tronco. Arrivai più o meno fino a questo punto. Poi mi preparai a saltare, quando notai che proprio sotto di me c'era qualcosa. Ma ormai avevo già cominciato a saltare e non riuscii a fermarmi. Scavalcai un animale che balzò subito in piedi e scappò verso quelle piante, pochi metri più in là. Poi si fermò per circa 30 secondi, o forse di più, e si voltò a guardarmi. Fu allora che riuscii a vederlo bene. Aveva molte strisce, le contai, mi pare fossero 16, e aveva gli occhi grigi. E poi cos'altro? Notai che il marsupio si vedeva bene e mi accorsi che dentro c'era un cucciolo. Aveva uno sguardo un po' spaventato e in breve si allontanò nella boscaglia. Credo che quando arrivai stesse dormendo, magari dopo aver mangiato.
Le prove dell'esistenza del tilacino non si limitano ai resoconti. Sono stati ritrovati anche peli, feci e impronte. Le impronte ritrovate fino ad oggi non forniscono prove certe dell'esistenza del tilacino. Sono poche e confuse e sono state ritrovate in luoghi molto distanti tra loro. Per quanto riguarda il pelo, anche questo elemento non fornisce certezze. C'è ancora molta gente che conserva pellicce di tilacino sotto forma di animali impagliati, quindi procurarsi dei peli di questo marsupiale non è affatto difficile. Il reperto più attendibile è questo calco di una impronta. Tutte le sue caratteristiche combaciano con quelle del marsupiale. Il piede ha 5 dita e nulla fa pensare che le dita siano invece 4 e che il segno restante sia imputabile a un sasso o a un bastoncino. Si tratta quindi di un animale con 5 dita e con un piede molto largo, certamente diverso da quello di un cane. Ma ci sono anche altre differenze rispetto ai canidi. Questa impronta mi incuriosisce molto. Ogni specie animale ha la sua particolare andatura. Partendo da questa considerazione, tempo fa cercammo di raccogliere informazioni sul tilacino e alcuni anziani raccontarono che aveva la tendenza a trotterellare. Ma questo non aveva senso, perché nessun marsupiale si muove così. Per stabilire come si muovesse veramente, cercammo dei vecchi filmati in bianco e nero. Li studiammo fotogramma per fotogramma e alla fine riuscimmo a ricostruire lo schema complessivo dell'andatura. Una volta identificate le caratteristiche dell'andatura, si può calcolare esattamente dove ad ogni passo vanno a cadere le zampe e in questo modo si ricostruisce un'ipotetica serie completa di impronte. La distanza tra le singole impronte permette di stabilire la velocità dell'esemplare in esame, mentre la loro forma fornisce altre importanti informazioni. Le telecamere possono riprendere gli animali senza disturbarli in alcun modo. Il Dipartimento dei Parchi usa spesso questo metodo e mette la sua attrezzatura a disposizione della ricerca. Dave Watts è un esperto fotografo. Da tempo sta cercando di raccogliere prove sull'esistenza del tilacino, fissando le macchine nei luoghi dove l'animale è stato già avvistato. Il sistema è collegato a una specie di tappetino che aziona la cinepresa ed è alimentato da una batteria da 12 volt. Tutti i marsupiali sono dotati di un raffinato senso dell'olfatto e per questo Watts limita al massimo i suoi viaggi di verifica dell'attrezzatura. Per far sì che gli animali si avvicinino, i macchinari vanno nascosti con cura. Il tappetino viene situato lungo un piccolo sentiero dove di solito passano molti animali, in modo da aumentare le probabilità di successo. La pressione di una zampa è sufficiente ad accendere le luci e a far scattare la cinepresa. Anche Ned Terry, contadino in pensione e grande appassionato di tilacini, sta cercando di riprendere il marsupiale. Oltre alla cinepresa, usa una normale videocamera. In questo momento sta lasciando un segnale olfattivo attraverso la boscaglia. La telecamera è montata in cima alla macchina con la quale questa notte Terry percorrerà nuovamente il sentiero per vedere se l'odore della carcassa sia riuscito ad attirare il predatore. È la prima volta che questo metodo viene tentato. Sto cercando di escogitare un sistema che mi permetta di ottenere una ripresa filmata di un tilacino. La cinepresa presenta molti inconvenienti, primo fra tutti quello di aver bisogno di buone condizioni di luce, che di solito mancano dove la vegetazione è fitta. La videocamera invece riesce a riprendere anche con poca luce. Per questo ho deciso di usare una videocamera e di tenerla sempre in funzione, in modo che anche se l'animale dovesse apparire per un solo istante, riuscirei a riprenderlo. Un altro vantaggio della videocamera è che si può riprendere per 3 ore consecutive, poi se non si trova nulla si riavvolge il nastro e si ricomincia. Oggi le ricerche continuano e le grandi scoperte che si attendevano, invece di arrivare dai boschi, giungono dai laboratori. Quando decisi di partecipare a quest'impresa, cominciai ad esaminare i reperti. Trovai questo in un vecchio barattolo. Ne fui stupito, ma non mi resi conto di quanto fosse importante. Poi scrissi ad altri musei e feci dei viaggi per cercare nuovi reperti. E fu allora che capii il valore di ciò che possedevo.
È un pezzo importantissimo perché è una sorta di fantastico archivio genetico, conservato in modo eccellente. L'etanolo che lo conserva, infatti, ha la capacità di preservare il DNA molto meglio di quanto non faccia la formalina, in cui sono immersi altri reperti. Abbiamo così a disposizione materiale genetico di diversa natura. Per prima cosa abbiamo dei geni che potranno servire per arricchire il patrimonio degli esemplari che verranno allevati in cattività. Per il momento si tratta solo di ipotesi, ma è possibile che in futuro si riesca a utilizzare i geni di questo cucciolo per ricreare una cellula vivente. E forse addirittura si potrà ricostruire un individuo intero. È davvero possibile ricreare un essere vivente da un individuo morto? Un tempo questa idea sembrava folle, ma oggi la clonazione non è più un'ipotesi del tutto irreale. Il tilacino è stato un animale decisamente sfortunato. Un tempo, quando era comune e diffuso in tutto il paese, la gente lo considerava dannoso. Poi, mano a mano che divenne più raro e quindi meno pericoloso, fu addirittura scelto come simbolo di forza da parte dell'esercito della Tasmania. Le misure per proteggerlo furono varate quando ormai era troppo tardi e ancora oggi non sappiamo se si è estinto oppure no. Forse la sua presenza resterà solo un ricordo, ma forse in qualche angolo remoto dell'isola vive ancora in compagnia del Quoll e del feroce diavolo di Tasmania. Bene, veniamo al secondo documentario di oggi. Ricordo che tantissimi anni fa, quando abitavo a Parigi, osservando la vetrina del più grande e raffinato negozio di alimentari di Parigi, Fauchon, in Place de la Madeleine, vidi una cosa curiosa, una scatola che conteneva formiche arrostite. Già, perché quando si è provato tutto nella vita c'è sempre qualcuno disposto a procurarvi sensazioni nuove. Formiche arrosto, per esempio. Beh, confesso che non ebbi il coraggio di comprare una scatola, rimasi con la curiosità di sapere che gusto avevano queste formiche. Ma c'è un animale in Africa che, senza passare da Fauchon, si ciba di questa delizia. È il protile, una specie di formichiere notturno molto raro che se ne va in giro cercando termitai vari e utilizzando la sua lunga lingua per compiere devastazioni in queste organizzatissime colonie di insetti. In una sola battuta di caccia può mangiarne centinaia di migliaia di queste termiti, senza neppure il bisogno di farle arrosto. Non sarà mai in grado di dirci quanto sono buone, ma gli crediamo sulla parola perché basta osservarlo all'opera per capire che per lui sono certamente una delizia. Vediamo. Al calar della notte, una strana creatura esce allo scoperto, il pelo ritto sul dorso. Lo sguardo gelido e il mantello scomposto gli conferiscono un aspetto minaccioso, ma questo predatore africano non è un lupo. Schivo e solitario, il protele si ciba solo di termiti. Il grande nido viene difeso da un esercito di soldati armati di frecce avvelenate per uccidere i nemici.
un coleottero si è avvicinato troppo e cade vittima di un attacco chimico. Le termiti soldato, che hanno a disposizione un vasto arsenale di armi per difendersi sia dagli insetti sia dai mammiferi, non riescono a contrastare il protele, che le divora senza timore. Qualche misterioso adattamento lo ha reso immune al veleno delle sue piccole prede. Ad attirarlo è l'odore acre dei soldati, ma una volta sul termitaio preferisce cibarsi delle operaie che non sono velenose. Una sola notte di caccia può fruttargli un pasto di oltre 250.000 insetti. Al termine della stagione delle piogge, essi sono particolarmente abbondanti. Sulla parete esterna del termitaio, le operaie vengono costantemente scortate dai soldati, il cui scopo è appunto quello di proteggerle. Le seguono anche negli spostamenti sul terreno, dove gruppi di oltre 5.000 esemplari lavorano per raccogliere il cibo. I fili d'erba e i piccoli gambi vengono tagliati a pezzettini lunghi circa un centimetro, poi trasportati fino al termitaio e lì conservati come scorta alimentare della colonia per i mesi aridi a venire. Sensibili sia al caldo intenso sia al freddo, le termiti si preparano a trascorrere un lungo periodo all'interno della colonia, ora che la stagione secca e fredda è alle porte. Durante la stagione arida, il protele è costretto a fare molti sacrifici. Quando la sua unica fonte alimentare scarseggia, deve uscire sempre più spesso in cerca di cibo e accontentarsi di quel poco che riesce a trovare. Altri animali, come gli scoiattoli terragnoli e gli sciacalli, sono riusciti ad adattarsi a una dieta più varia e ora corrono meno rischi. Il protele, invece, dipende totalmente dalle sue piccole prede. Proprio per questo, la specie è presente solo nelle zone di savana dove sorgono grandi termitai. Ogni maschio divide il suo territorio, vasto circa 2 chilometri quadrati, con una femmina. I due, tuttavia, hanno un rapporto piuttosto distaccato e dormono in tane separate. Il protele marca i confini del suo territorio con un odore particolare che viene secreto sul terreno a intervalli regolari, proprio come i paletti di una palizzata. Gli esemplari dei territori confinanti percepiscono questi segnali e capiscono che devono starne alla larga, perché da quel punto in avanti i termitai appartengono a un rivale. All'approssimarsi della stagione riproduttiva, le secrezioni maschili assumono un odore più intenso. Sull'erba dove vengono lasciate, permangono ben riconoscibili per almeno una settimana. Ora il maschio sta studiando l'odore lasciato dalla femmina per capire se lei è pronta all'accoppiamento. Se il linguaggio chimico è quello che lui attende, lascia a sua volta un segnale per tenere lontani i rivali. Poi, accertata la sicurezza dei confini, va in cerca della sua anima gemella. All'improvviso si accorge che un altro maschio ha sentito il richiamo e si è avvicinato. Parte all'attacco senza un attimo di esitazione.
scaccia l'intruso fino oltre i confini del territorio e poi, finalmente, torna dalla sua compagna. Ma lei non è ancora pronta ad accoppiarsi e lo rifiuta, nonostante le sue insistenti attenzioni. La corte è infruttuosa e alla fine è costretto ad arrendersi. Forse l'odore che aveva scovato apparteneva a una femmina del territorio confinante. Nel tardo pomeriggio la temperatura invita le termiti ad uscire, nonostante la stagione sfavorevole. Il maschio, che ha un senso dell'olfatto molto sviluppato, se ne accorge e si tuffa sulle prede. Ma per riuscire bene nella sua impresa ha bisogno di lavorare da solo. Una volta trovate, le termiti non hanno difese contro il loro aggressore. Il protele è insensibile ai loro attacchi chimici e le divora tranquillo, inghiottendole prima che possano rientrare nel nido. È un pasto imprevisto, rubato in territorio altrui. All'improvviso, la scorpacciata viene interrotta dall'arrivo di un rivale. Il nuovo arrivato è il padrone di casa. L'intruso rizza il pelo per intimorire l'avversario. Ma come spesso accade, il legittimo proprietario del territorio riesce ad avere la meglio e scaccia il nemico. Nel suo territorio, il maschio ha scelto una decina di punti dove abbandonare le sue feci. Questi luoghi, che vengono visitati regolarmente, servono a diffondere attraverso il territorio l'odore del suo padrone. Le feci rivelano che le teste delle termiti soldato sono ancora intatte. Continuano perfino a rilasciare il loro caratteristico odore di aghi di pino. Un uccello insettivoro ha seguito il protele per scovare gli insetti, ma ora scarta con cura i soldati e si ciba solo delle operaie. Nei giorni a seguire, il maschio visita regolarmente la sua compagna nella speranza che lei si mostri disponibile all'accoppiamento. Soltanto il 3% dei mammiferi è monogamo e il protele rientra in questa ristretta categoria. Ma se la femmina della coppia non va in calore, il maschio cerca altrove una compagna con cui riprodursi. Dopo qualche giorno di attesa, la coppia finalmente si unisce. Restano uniti per 2 o 3 ore. Quando l'accoppiamento termina, il maschio continua a seguire la sua compagna. Nei prossimi giorni, fino al termine del calore, la seguirà come un'ombra, impedendo a qualsiasi altro maschio di avvicinarsi. Solo così potrà essere certo che i cuccioli che nasceranno saranno davvero i suoi eredi. 4 mesi più tardi, al sopraggiungere dell'estate, i cuccioli vengono alla luce. Mentre loro riposano, i genitori a turno fanno la guardia fuori dalla tana.
Ora la madre sta aspettando pazientemente il ritorno del suo compagno. Ma stasera, per la prima volta, i cuccioli escono dalla tana e rompono la sua tranquilla routine. I quattro piccoli sono già alti 15 centimetri alla spalla. Al termine della crescita saranno oltre 3 volte più grandi. Abbandonato lo spazio angusto della tana, si godono la loro prima poppata all'aria aperta. Finalmente il padre ritorna a fare la sua parte. È la prima volta che vede i cuccioli, perché a differenza della femmina non è mai sceso nella tana. Quando torna dalla sua compagna, lei lo accoglie con sospetto. Il loro è un matrimonio di convenienza, come sempre accade in questa specie. Un gigantesco rapace notturno si è posato vicino alla tana, minacciando la sicurezza dei cuccioli. I cuccioli sono ancora vulnerabili e hanno bisogno di protezione. Perciò, nonostante la fredda accoglienza, il maschio è tornato ai suoi doveri familiari. Ora, finalmente, può osservare i suoi piccoli. Avendo fatto la guardia alla femmina durante i giorni fertili, può essere certo che sono i suoi eredi naturali. Nonostante vivano nello stesso territorio, il maschio e la femmina stanno insieme solo durante la stagione riproduttiva. Di notte è lui che monta di guardia, talvolta per 6 ore di fila. Nell'oscurità, ogni rumore può nascondere un pericolo. Lei ha poco tempo a disposizione per nutrirsi, perché i cuccioli hanno bisogno di poppate frequenti. Allora sceglie un grosso termitaio e divora centinaia di migliaia di insetti in un solo pasto. A distanza, il protele si affida all'olfatto per scovare le sue prede. Poi, una volta vicino al cibo, usa l'udito per determinare i loro movimenti. La stagione avanza e i piccoli cominciano a esplorare i dintorni della tana. Ora sono sulle tracce di un grosso insetto. Istintivamente cercano di leccarlo. Uno sciacallo di passaggio ha notato i piccoli e la femmina non esita a scacciarlo. I predatori sono sempre pronti ad approfittare di un momento di distrazione. Un nuovo giorno. Nubi cariche di pioggia si addensano nel cielo. I cuccioli, che non hanno mai visto un temporale,
si affollano nervosamente all'ingresso della tana. Passato il peggio, la femmina esce in cerca di cibo, mentre l'intera savana, bagnata dalla pioggia, torna alla vita. Vicino alla tana, intanto, i piccoli riposano godendosi il tiepido sole del tramonto. Ma poco lontano, la pioggia ha risvegliato un cobra, che ora va in cerca di una compagna. Scende nella tana. E torna fuori, ma solo dopo aver inferto un morso letale. Dalla tana escono solo tre piccoli a osservarlo andare via. La pioggia ha risvegliato l'attività del termitaio. Le operaie stanno preparando il nido per quel magico momento in cui femmine e maschi adulti partono per il volo nuziale. A centinaia, gli insetti escono dal termitaio e volano via, dando vita a un rito che dura appena 20 minuti. Una volta atterrate, perdono le ali e si mettono in cerca di un compagno con cui formare una nuova colonia. Le termiti alate sono un pasto prelibato e per l'occasione il maschio ha lasciato i cuccioli da soli e ha raggiunto la sua compagna. Ma il protele è una creatura schiva e solitaria, che ama stare da sola soprattutto all'ora dei pasti. E così la femmina non riesce a sopprimere l'istinto di scacciare il suo compagno. Intanto, soli e senza protezione, i cuccioli giocano vicino alla tana. Il vento porta nuove nubi di pioggia, ma loro non hanno paura, ignari dell'avvicinarsi di un pericolo ben maggiore. Una coppia di sciacalli ha sentito il loro odore. Si avvicina con cautela e si assicura che non ci sia nessuno di guardia. I piccoli si nascondono nella tana in cerca di un rifugio sicuro. Loro hanno dei bei denti affilati, ma gli sciacalli hanno esperienza e molta fame.
Ignaro del dramma, il maschio torna alla tana. Solo adesso sente l'odore degli sciacalli. All'interno trova due cuccioli terrorizzati. Il terzo non c'è più. Per la sua breve assenza, il maschio ha pagato un caro prezzo. Eppure non si può dire che sia un cattivo genitore. Quando la femmina torna ad allattare i piccoli, sembra quasi non accorgersi del nervosismo del suo compagno. Ora tocca a lei fare la guardia e lui si allontana sapendo che i piccoli sono in buone mani. Per alcuni giorni dopo l'inizio delle piogge, le termiti sfruttano il fatto che il terreno è bagnato per ampliare i loro nidi. Intanto i cuccioli, che hanno quasi 4 mesi, hanno cominciato ad assaggiare gli insetti. Non sono ancora svezzati, ma già si allenano a procurarsi il cibo da sé. Tra un mese dovranno vivere da soli, tornando dalla madre soltanto di notte per dormire al suo fianco. Ora non hanno più bisogno delle attenzioni del padre e lui è libero di tornare a pattugliare i confini del suo territorio. I cuccioli hanno capito che il cibo è scarso e che per sopravvivere devono scegliere la vita solitaria, come i loro genitori. Tra poco quindi se ne andranno e viaggeranno alla ricerca di nuovi territori da conquistare. Cercheranno una prateria ricca di termitai e libera da esemplari del loro stesso sesso. Le piogge annunciano che l'ora della partenza è arrivata. Percorreranno chilometri e chilometri, inseguendo l'odore di quei minuscoli insetti che profumano di aghi di pino.